Allora Totò, per festeggiare questo consueto avvenimento qui all'Ancona 2, per questo bel presepe, ringraziamento innanzitutto alla famiglia Pisacane ovviamente. Sì sì, a tutta la famiglia, perché se lo merita, ogni anno fanno questa iniziativa, lo faccio volentieri, credo che Maria ci metta la passione e Vincenza anche, credo, ma questo è un ringraziamento anche a tutte le persone di Udine perché partecipano ogni anno a questa cosa. Partecipano ogni anno con la beneficenza ovviamente anche qui, e parlando invece di calcio siamo reduci da una partita strana a Firenze, perché 3-0 è una sconfitta che però con un risultato bugiardo, l'ha detto lo stesso Paolo Sosa, l'Udinese sta continuando il suo processo di crescita. No, ma credo abbiamo fatto una bella partita, specialmente il primo tempo, credo che abbiamo avuto 3-4 occasioni con Batu, un'altra con Bideme, che alla fine loro non è che non hanno fatto molto, però credo che il risultato è bruciato, credo, noi stiamo lavorando su quelle partite che abbiamo fatto in 3 domenica, 2 vittorie con una vittoria in Coppa Italia, credo alla fine si deve continuare a lavorare così. E ovviamente si deve parlare anche di te, di questa data che ci avvicina a Torino, insomma, però ti sta tra virgolette ritornando la voglia di dare sempre il 100%, cosa che comunque non è mai nemmeno sparita nelle tue partite. No, ma quella è una cosa che sei presidente, ci siamo messi a parlare con lui, credo che io qualsiasi scelta che farò è una cosa di cuore, perché il mio presidente se lo merita, insieme a tutte le persone di Udine, tutti i miei tifosi, che alla fine pensiamo a queste 2-3 partite che mancano, c'è cioè la Coppa Italia che noi vogliamo andare avanti. Speriamo, dai, piano piano riusciamo a fare le cose per bene. L'ultima volta allo Stadio Friuli hai fatto 2 gol, uno pazzesco contro l'Inter, segni spesso e volentieri, una delle tue vittime preferite, però sarà una partita particolarmente difficile, quest'Inter è molto solido. Sì, sta dimostrando di essere una grandissima squadra, non fa un buon gioco, credo alla fine, però sono partite che riescono a vincere 1-0, 2-0, prendono pochi gol, però credo che l'Udinese fisicamente sta bene, stiamo cercando tutti insieme di lavorare con il mister e affrontare una grandissima squadra come l'Inter. Ora che le abbiamo affrontate un po' tutte, l'Inter ancora no, però hai visto la Fiorentina, Napoli, Roma, come vedi la lotta a scudetto? Ma credo che quest'anno è un campionato un po' strano, perché anche il Milan che va a capi, che tutto rispetto ai capi, va a pareggiare, che alla fine per me quella che secondo me alla fine che piano piano arriva è la Juve, che sta dimostrando di essere una grandissima squadra, però c'è la Roma, c'è il Napoli, che secondo me il Napoli può lottare ad essere dei primi in classifica, alla fine c'è una grandissima squadra, grandissimo allenatore, sta facendo benissimo. Ovviamente è ancora presto, l'ultima considerazione, presto per fare gli auguri di Natale, però insomma ci siamo quasi, visto che il periodo si avvicina, cosa vuoi dire ai tifosi dell'Udinese appunto come regalo di Natale? Ma i tifosi li ringraziamo tutti, perché vengono tutti domenica allo stadio, vengono a vedere la squadra, anche quando le cose vanno male, stanno sempre vicino alla squadra. Speriamo che sabato sera ci danno una mano a vincere contro l'Inter, che li ringraziamo a tutti.